Un saluto a tutti da Stefano Raucci. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Eccellenze Italiane. Abbiamo in studio il dottor Tommaso Lupattelli, radiologo Grazie. interventista e chirurgo vascolare. Dottor Lupattelli, benvenuto. Grazie. Grazie di essere con noi. Allora, oggi con lei partiamo da un tema e, e cerchiamo di spiegare che cos'è l'embolizzazione, particolarmente l'embolizzazione uterina. Peraltro nello spiegarlo mi incuriosiva il fatto, prima parlavamo un po' a microfoni spenti, che lei praticamente ha iniziato a praticare questa tecnica con colui che ne è stato l'inventore, un francese, giusto? Un medico sì. francese? Sì, l'inventore è Jacques Clévisy, che nel 1990 propose questa tecnica, pubblicata poi nel 95 su Lancet. Dal 2000, questa tecnica è stata diciamo, diffusa ampiamente in tutto il mondo uh -huh. e permette fondamentalmente di trattare patologie prevalentemente tumorali uh -huh. in assenza del bisturi, semplicemente bloccando l'apporto arterioso alla lesione. Quindi con l'embolizzazione noi andiamo a far, tra virgolette, morire di fame la lesione tumorale. In questo modo il tumore senza nutrimento si riduce piano piano fino nei casi più, diciamo, ehm, favorevoli a scomparire del tutto. Ecco, lei ha portato diverse immagini. Per esempio, questa, entriamo un po', la commentiamo, la sintetizziamo. No? Questa, diciamo, è l'embolizzazione più semplice, uh -huh. forse la prima ad essere stata introdotta, una delle prime, che è l'embolizzazione del varicocele maschile. Con nel varicocele maschile. Come potete vedere, mm -hmm. si introduce attraverso una vena, quindi la vena spermatica, una piccola spirale, e il varicocele viene trattato in assenza quindi di tagli e di suture. È un intervento che dura 5-10 minuti. Il paziente viene, entra in ospedale o in clinica a mezzogiorno, e alle 3 del pomeriggio può essere già dimesso ed è eseguita in anestesia. Locale, Fantastico. cosa più diciamo, importante. Certo, anche perché insomma non, non dà quindi complicazioni di sorte, soprattutto è molto rapido come intervento. Molto rapido e si possono trattare tutti e due i vari cocieri da da dallo stesso accesso, che è un accesso inguinale. Ah, perfetto. Ecco parlando un po' in generale, tornando proprio all'embolizzazione in quanto tale, eh, per quali patologie può essere applicata quando interviene? L'immobilizzazione ormai è applicata per diverse patologie, classicamente nei sanguinamenti in urgenza, quindi intestinali, per traumi, quindi incidenti stradali. In erezione è praticata soprattutto per patologie come utero, quindi fibromuterina, diomamiosi o fibromatosi, prostata, quindi adenomi per tofia prostatica, varicocele femminile e come abbiamo visto prima maschile, e edemoroidi, che è l'ultima diciamo, frontiera dell'embolizzazione. In questo caso è un si tratta di un varicocele femminile, è un varicocele abbastanza importante, quello che, che può colpire la donna perché può provocare sicuramente dei dolori molto importanti a livello anche eh, del basso addome, quindi della pelvi, ed è una patologia sicuramente invalidante. Noi eh, intervenendo come nell'uomo, quindi inserendo delle piccole spiraline o dello sclerosante, siamo in grado di trattarlo. Fa recedere quindi i sintomi velocemente in assenza appunto di ogni tipo di intervento più invasivo, quindi sono interventi mini invasivi. Ecco per la donna come per l'uomo i tempi sono più o meno gli stessi? Sì, per la donna dura un pochino di più perché il varicocele è un pochino più complesso, dura un pochino di più però è l'unica tecnica in grado di trattare efficacemente il varicocele, purtroppo infatti la, la tecnica chirurgica. Presuppone dei tagli delle legature, delle vene ovaiche e a volte anche delle, dei rami dell'iliaca, che eh, sono sicuramente molto invasive e non sempre risolutive. Certo, ecco eh, arrivo alla domanda. Mh, diciamo che, che riguarda i vantaggi di questa tecnica rispetto alle tecniche tradizionali, in parte ce l'ha spiegato, cioè, intanto sono forme di intervento molto meno invasive. No? Sì. Questo è già un vantaggio sì. importante. Poi? Beh, innanzitutto l'anestesia molto spesso è semplicemente locale, quindi a linguine e questa è una cosa molto buona perché il paziente non, non, non va incontro all'anestesia o totale, o pe certo. peridurale, spinale. Poi il grande vantaggio è che il tempo di ospedalizzazione è limitatissimo, nelle emorroidi, nella prostata una notte di ricovero, addirittura a volte in dei hospital Per l'utero ci sono una o due notti di ricovero, ma il vantaggio è che per esempio se parliamo di embolizzazione della prostata non ci sono le complicanze che purtroppo gli effetti collaterali avvengono nella, con la chirurgia tradizionale, diciamo che noi siamo un pochino più innovativi. Ovviamente ci sono meno studi, però eh, la, la medicina sta mostrando sempre di più la predisposizione ad essere mini-invasiva mm -hmm. piuttosto che invasiva. Quindi eh, il grosso vantaggio è che essendo mini-invasivi abbiano meno complicanze, fra cui per esempio nella prostata l'eiaculazione retrograda. Qui stiamo vedendo mm -hmm. un utero con dei fibromi. Sì. Sì. Questi fibromi sono vascolarizzati appunto dalle arterie uterine. Ci sono vari tipi di fibromi. Una volta individuato il tipo di fibroma da trattare, noi appunto eseguiamo l'embolizzazione. L'embolizzazione adesso credo che partirà il video perché uh -huh. è interessante vedere proprio come si svolge. L'embolizzazione, appunto, presuppone la puntura di una in questo caso di un'arteria a linguine. Si introduce uh -huh. un piccolo cateterino grande, come la punta di una penna bicca, anzi anche meno, uh -huh. e si porta direttamente all'interno, come potete vedere, delle due arterie uterine, destra sì. e sinistra. Qui siamo già nell'arteria uterina di sinistra. A questo punto si iniettano queste particelle, uh -huh. che sono appunto materiale cosiddetto embolizzante. Queste particelle vanno ad occludere definitivamente la vascolarizzazione del fibroma, in questo caso stiamo parlando di utero, quindi di fibroma uterino. Queste particelle poi arrivate a destinazione occludono completamente l'apporto di sangue ed il fibroma senza apporto di sangue in brevissimo tempo si riduce e come dicevo prima fine insomma nelle, nei casi più favorevoli a scomparire adesso vediamo dal video la diminuzione del fibroma che ecco come si può vedere ecco. Progressiva e, e quindi questo altro vantaggio infatti è poter trattare Fibromi o uteri che magari la chirurgia ha già diciamo, destinato all'isterettomia, quindi alla rimozione dell'utero. Noi riusciamo a salvare uteri che purtroppo a volte. Vengono così giudicati inoperabili a livello chirurgico. E questo è molto importante. Ci sta dicendo una cosa il dottor Lupattelli che è molto molto importante per le donne all'ascolto, ma vale anche per gli uomini, perché sono forme di intervento ovviamente che, che, che valgono per, per tutti e due i sessi. Eh, a che livello di diffusione siamo in Italia? Cioè, eh, quando si parla di embolizzazione, visto che nasce da quello che ho capito una trentina d'anni fa, no, 20-25 anni fa? Sì. No, 20, 25 sì. anni fa in Italia siamo già a buon punto, ci sono diversi centri, ecco chi fosse interessato poi magari ci darà le sue coordinate per, per contattarla, però eh, in Italia c'è diciamo, una ramificazione di centri che fanno questo tipo di interventi o no? Sì, ormai l'embolizzazione è diffusissima, abbiamo iniziato negli anni 80 embolizzando come dicevo. Eh, Pazienti in urgenza, sanguinamenti, poi si è passati all'embolizzazione dei tumori epatici, quindi mm. la chemioembolizzazione, quindi embolizzazione con chemioterapico, e c'è una grandissima banca della medicina in chirurgia vascolare che si occupa di embolizzazione degli aneurismi, quindi mm. le dilatazioni, lo sfiancamento così volgarmente detto del vaso arterioso, fino poi al trattamento appunto della patologia benigna, l'emoroidi, la, la prostata. L'utero, oltre che come dicevo, varie cocceli. Quindi, questi sono ormai, questo per esempio, è eh, sì. una simbolizzazione delle moroidi. Siamo mm -hmm. in arteria rettale inferiore superiore, guardate il catetere che inietta mezzo di contrasto e si eh, delineano appunto le quattro. Eh, branche dell'arteria rettale superiore. In fondo si può vedere la, la, la vascolarizzazione delle morodi, noi non facciamo altro che ehm, introdurre delle spiraline, quindi mm -hmm. delle, delle clip metalliche dall'interno mm -hmm. e in questo modo andiamo a occludere le quattro ramificazioni dell'arteria rettale superiore. In questo modo noi eh, occludiamo dal di dentro. Le, la la vascolarizzazione delle emorroidi, quindi il paziente in serata esce, se ne va a casa e non ha tutte quelle complicanze legate all'intervento. Chirurgico classico, per esempio il taglio, la cucitura e tutto quello che, che può, ne, insomma, ne può derivare. Assolutamente. Ecco, dottor Lupattelli, per chiudere eh, un po' delle cose che abbiamo detto, mh, ci interessa poter fornire ai nostri telespettatori proprio in 30 secondi delle coordinate utili, cioè come contattarla per chi magari vuole sottoporsi a questo tipo di intervento con tutti i vantaggi che abbiamo spiegato. Dunque noi abbiamo creato un centro di riferimento, eh, nel gruppo GVM eh, abbiamo anche un sito, mio il sito mio personale embolizzazione.it dove lì posso, si possono trovare tutte le informazioni, ma ripeto questa è una procedura che viene eseguita ormai in tutto il territorio, noi forse siamo stati i primi, grazie appunto al dottor Creisi a occuparcene in maniera estensiva, cioè in maniera diciamo diffusa, però insomma ci sono esperienze in Italia mh, da parte di molti miei colleghi da molti anni comunque. E noi ringraziamo per questo intervento anche molto esaustivo il dottor Tommaso Lupattelli. Grazie di essere stato con noi, grazie buon lavoro e complimenti, perché grazie. oggi ci ha portato in visione delle tecniche davvero straordinarie. Quindi grazie e buon lavoro. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, da Stefano Raucci, buon proseguimento a tutti.